La redazione del nostro settimanale Il Ticino e di Radio Ticino Pavia con il suo sito www.ilticino.net sentono il desiderio di augurare a tutti una buona Pasqua. Pasqua significa passaggio, era il passaggio del popolo di Israele da una condizione di schiavitù e di sottomissione ad uno di libertà. Che cosa significa per Pavia passaggio? Beh, passaggio vuol dire che bisogna uscire un po' da quella pochezza di pensiero che ci fa sentire noi protagonisti di tutto, per cui non si muove nulla se non pensiamo di doverlo muovere noi. È il passaggio ad una condizione di rispetto della collettività, del senso e del bene comune. È la giustizia nelle piccole cose, negli intrecci familiari, nel rispetto delle persone, nel dare lavoro a chi non ce l'ha o la propria casa. È uscire dalla vicenda di una cultura che vive di rendita per costruire davvero un passaggio a ciò che non passa, al rispetto, all'amore, alla vita vera. Auguri dal Ticino a tutti i nostri ascoltatori, alle ascoltatrici, a chi ci legge. Insieme con tutta la redazione voglio augurare una Santa Pasqua, sì, perché vorrei che questa Pasqua, lo sento per le necessità dei giovani, delle ragazze, delle famiglie che ci chiedono di essere ancora di più intervistati, resi capaci di quell'autenticità di un messaggio, capaci di dar loro voce. Ecco, sento che questa Pasqua dovrebbe essere come il Big Bang, una esplosione di vita, una capacità di conteggiare gli atomi della nostra esistenza perché si produca qualcosa di nuovo. Credo che questa Pasqua abbia bisogno, non solo per il riscatto sociale, non solo per il riscatto dei diritti dell'uomo, ma soprattutto perché questa Pasqua nel Signore nostro Gesù Cristo dia a noi la forza di comunicare il tanto bene che c'è anche nella nostra città, anche attraverso le vicende povere e quotidiane che incontriamo tutti i giorni, per una Pasqua di autentica libertà e di amore. Buona Pasqua a tutti dal vostro Don Franco.